Eccoci qua, è di nuovo il momento del bagnetto a Kiro. Kiro, sei diventato di nuovo un po' puzzolone. Sì, perché è un sacco che non te lo fai. Perché i gatti si lavano da soli, si leccano come Bia. E invece Kiro, no. E allora adesso ti tocca un bel bagnettino. Vediamo se l'acqua è abbastanza calda. Aspettiamo ancora un po'. Ok, direi che è pronta. Non negli occhi, non nelle orecchie, non negli occhi, solo qua dietro. Mi raccomando. Un po' sulla testa, vabbè, però non sulle orecchie, non sulle... Ecco, amore, quanto sei dolce. Ah, che bello, Chiretto? Sì, un po' le orecchie si sono bagnate, ma normale. Sì, basta che non ci mandi l'acqua dentro perché altrimenti gli fa male, Siamo un po' di sapone per cani. Bisogna insaponarlo tutto. Bene, bene. Mi sono sporcato di sapone. Sciacquiamo. Ma quanto sta buono questo cane. Sei brava a lavare Kiro, eh? Sì, infatti voglio fare da grande la dottoressa, sia per gli animali sia per i grandi, e fare anche la sala giochi, siccome lui ha tanto caldo, vuole prendere... Ah! Ci ha schizzato! Kiro fa gli scherzetti. Ora ti tiriamo fuori, Quanto sei bello, guarda che bel pelo che ha adesso. Infatti. E ora Kiro si può uscire, vai. Sei libero. Attento a non circolare, che poi non si scivolose. No, ma Kiro, ti abbiamo appena lavato. Dai, vieni qui che ti spazzoliamo un po'. Via, dopo tocca anche a te, Fermo, fermo, no! Ma lo vedi che è inutile con te? È inutile con te! Ecco, adesso una bella spazzolata. Un po' di peli bianchi. Guarda quanti peli. E invece Bia cosa fa? Mangi un po' di erbetta? Wow! Kiro! Niente, Kiro è un caso disperato, non si fa pettinare e oltretutto si sta risporcando peggio di prima. E Bia lo guarda e pensa, ma cosa fa quello? Ma perché fa così? Ma perché fa così quel cane? Perché un lucchetto è uscita una lucertolina minuscola. Una lucertolina? Sì, da quel tubo. Va bene, lasciala lì. Qui è pieno di animaletti. Eccone una bella di animaletto. Tutti che scappano, che corrono. Dai Kiro, hai ragione, oggi già hai fatto il bagnetto, ti spazzoliamo domani. Anzi, secondo me si merita anche uno snackino. Dai, prendiamolo. Siccome non ci sono un po' tanti snack, ti do una manciatina di cioccantino. Mettiglieli nella tua mano, va bene. Te li sei meritati. Abbiamo finito gli snack e quindi gli diamo una manciatina di cioccantino. È vero? È vero. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.